Benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Carly e questo ovviamente è Cimmy e questa invece è la mia pazienza. Era molta poca? Moltissimo. Ma se ti ho appena preso il McDonald's, ma di cosa ti lamenti? È vero. E lui ovviamente è Ken Dall'Ozzo. Ciao. Basta spostare i buon piatti. Buon Natale. Scusa. Buon Natale a tutti. Oggi siamo su Jogesser. Che cos'è Jogesser, Carly? Kendall, Jogesser. Devi indovinare in che punto del mondo siamo. Easy. Ah, io a casa mia. Sei a casa io tua. Ma vale anche Marte? No. Okay. Non credo. Sai che forse io conosco cosa tutte le vie di Marte, volete sapere? Io faccio molto schifo. Anch'io, anch'io. Senso dell'orientamento, ma davvero. Dai, siamo tutti contro tutti, no? Allora, qua ho già capito dove siamo. Sì, non so io. In che parte del mondo. Non sono pronto psicologicamente a giocare. Anch'io, a giocare. Sono un po' ginita. Abbiamo mai fatto anche contro? Sì. Ma sì, credo vedo. Che siamo già tutti contro. Abbiamo solo 2 minuti per indovinare. Io ho trovato dei cartelli, ma non capisco lo stesso dove sono. Rashgat. Vabbè, allora, cavolo. Dai, ragazzi. Non ci siete stati a Rashgat? Tutti i weekend. Io ho capito. Allora, la zona, ma non. Dai, posto... io la caccio qua. Vabbè, ma il posto è impossibile da capire. Lo metti vabbè, a caso. Io l'ho messa lì. E... come va, va? Ho trovato Rashgat. Ho ancora 30 secondi. Come hai trovato Rashgat? No, è vicino a Kanpur. Presente, giri. Non... allora, giri a destra da Patna. Vabbè, mettiamo qua. Mettetelo. Io ho messo. Qua, mi fido di Kendall. Ho messo Nuova Delhi. Avete io. Visto? Ed era no! Nuova Delhi. Ma sai che anch'io volevo mettere India, ma poi io non so, ho visto. Ma l'hai trovato davvero? Io l'ho trovato, sì, davvero. Vi ho massacrato. Io ero a 4 km di distanza e non è niente. No, non ho parole. Non ho parole. Delhi. Ragazzi, qua siamo in Sicilia. Bellissimo. Sì, uguale. No, Sardegna. Vedo anche queste che sono ci sono Stati Uniti, le ragazzi. Strade non complete. No. Sono un po' tutte ho rotte. Ho trovato un cartello. Anch'io, non dire volete niente. Non, dice? Non dirlo, non sì, dirlo. Sì, dice? Sì. Ho trovato un cartello che c'è scritto una cosa che in italiano vuol dire un'altra. Abbiamo trovato. Io so dove siamo. Coto, cioè, Coto de Cotoletta. Ragazzi, ferro. C'è un è posto ferro. Del mondo dove la sabbia è rossa. L'Australia. L'Australia. Ma non c'entra nulla, il cartello era in spagnolo, Steph. Però a me questo esatto. Sembra più L'Australia è stata governata. Ma che cavolo lo stai dicendo? Sì. Ma no, ha influenze della inglesi l'Australia. Però sai che questo posto mi sa di freddo poi in inverno. No. Sì, sì, sì. Secondo per me è un po' sì. Caldo. Non so. Non so dove andare. Picchia, dai. Vicinissimo di nuovo. Era Spagna, dov'era Valencia? Vicino a Valencia. Comunque anch'io volevo mettere Canada così. A me è sembrato Canada. Hai messo ma che Canada? Canada, Carly. Sì. Restaurant Grill Pizzeria. Ah, Italia, palese. Si chiama La Po. No, no. Taglia. Circuit de Bus Cablais. È il nome del ristorante. No, ragazzi. No. Dai, però farina. Non trovo il nome del posto. Oh, bello qua. Comunque, okay. Dove cacchio posto, siamo? Siamo. Io vado a prendere una casetta qui. Che dite? Dai, andiamo. Ma sai che forse siamo qua? Io ho dato il mio voto. Anch'io sto dando quel il nome mio. È un io po' lo strano. Qua. Il nome del ristorante. Allora, secondo me, se l'avete messo in Francia, avete sbagliato. Io l'ho messo no, in Francia. Io non metto i croissant. No, ma è Francia. Ho non messo nord no, della Francia. Francia. Forse anche. Se volete meglio. Sapere una cosa, non è Francia. Vi sì, dico solo questo. No, io sono abbastanza per me è Francia. Pure. Io ho trovato un cartello francese. E poi il ristorante parlava chiaro. Scritto in francese. Francese. Steffolone. E infatti era Svizzera. No, non è vero. Sì, è Svizzera, no. È vicino a Ginevra, guarda. Non è vero, è ancora no, territorio francese. Fuori. Ah, è vero, fuori. È vero, è nel confine. Francese, la Francia. Che ragazzi, figata di posto. Adesso vi inginocchiate tutti, mi chiedete scusa, tranne Fede. Queste sono ma veramente raga, ma carine. I cartelli che dicono chiesa, ma dimmi la città, non la chiesa. Guarda, Green con tutti, tutte le bandiere americane fuori. Questa sì, è una zona residenziale bella ricca. Questa è la chiesa dove fanno gospel, palese. Sì, ma questa, raga, cioè, gli Stati Uniti sono enormi, potrebbe essere dappertutto. Impossibile. Secondo me è tipo uno di quei posti sperduti, tipo lo Utah. 30 secondi. O il Texas. No, non è il Texas. Perché no? È più caldo il Texas. Perché ne sai se è caldo in queste foto? Lo senti, lo percepisci. Ma che stai a dire? Qua ci sono 20 gradi, 25. Io lo butto lì. Dove l'hai buttato? Dimmi lì. Un po'. Ma io lo metterei qua, dai. Ah, vicino ah, okay. A Chicago. Oh, sapete che ci ho pensato al Michigan, Michigan. Ma non ho creduto in me è stessa. Bello il abbiamo Michigan. Messo la stessa città io e te. Non si capisce un cavolo. Non è minimamente giusto quando sponi qua. Pensa a quelli che vedono un frame per un millisecondo e sanno già in che posto siamo. Come fanno? Perché analizzano il sole, le piante, sì, come è stato fatto la strada. No, ti giuro. I ristoranti. Oh, guarda la mia casa
questa gialla, mi piace. Aspetta, vedo un cartello. E delle scritte? Ah, ok. No, questo io ho trovato un murales, ragazzi. Centro de Producio. Assemblea hai trovato. È spagnolo. No. No, no. Non è spagnolo questo. Non confondiamoci. Oddio, ma questa sembra la casa di Breaking Bad di Dio. Pousada Europa. Ma siamo a casa mia, raga. Abito io qua. Sì? Sì, ho trovato il centro scommesse. Grande. Non so dove, ma è qua. Era veramente Brasile. Brasile. Ci ho pensato al Brasile, ma diciamo Portogallo. Carly è quella che ci ha vinto di più qua. Sì. Il fatto è che io non distingo il portoghese brasiliano dallo spagnolo. Esatto. Mi sembrano uguali. Esatto. Sono arrivata terza all'ultimo round, incredibile. Questo è facilissimo. Ci siete? Ah, sì, ci siamo. Questo è facile, questa, facile. Questa, ragazzi, è verdissima, sì, è qua. Questa è proprio... Questa potrebbe essere un'isoletta. Oh, ragazzi, c'è un che dice fresh money. Carino, no, ma guarda... ascolta. Ve lo giuro. Fere, guardati attorno e credo che lo capisci dove sei. Non cercare i furgoncini. C'è una bandierina. Potrebbe essere un'isola questa. Dov'era? Ma va. Oh, sveglia, ragazzi, ma siete seri? Beh, in realtà potrebbe essere un'isola. Potrebbe essere un'isola. Perché mai no? Dovrebbe essere un'isola? Sì, perché esiste un'isola. Esatto, è quello che ho pensato. Ah, ho capito quale dici. L'altro cartone, non il Re Leone. Ok, Madagascar state dicendo. Sì, esatto. Sì. Però boh, non lo so. Come fai a distinguere? Mi sta narrando, non lo senti la canzone in sottofondo? Sì. Mi piace il settimo. Potrebbe essere il... No, la caccio qua. Boom! Ma quanto sono forte! Guarda! Che c'ha la fortuna. Madonna. Fortuna? Stai scherzando? Carly, sbircia dal suo schermo e scrivimi su. Ma cosa che sono miope? Non vedo nulla. 2600 punti. Questo è un ospedale. Ma sembriamo veramente in Italia. Guarda i vecchietti. Guarda la la spazzatura. No, raga, qua siamo palesi in Italia. Guarda come si vestono i ragazzi. No, non so già dove siamo. Dove siamo, Steph? Ma che dici? Europa, non mi ricordo. I cartelli sono europei, sì. Ma dai. Ma io ho letto una lingua. No, ragazzi. No, siamo in Nord Europa, forse. Mi sa tipo di Romania, può essere. Sì. Ungheria, Romania. Qua. Io non trovo le lingue, sennò. Vediamo cosa metti tu, sono curiosa. Non lo so ancora. Non ho trovato un cartello. Io metterei Brasile del Nord. Cartina a capire quale fosse la più simile. Ma sono un god. Oh. No, come ci riesce? Bello qua, bellissimo. So dove siamo. Ma che posto è? Ma non posso dirvelo. Scommettiamo che lo indovino. Che bellissimo. Non hai mai indovinato la nazione. Sì. Ci vai solo vicino a casa. Non è vero. Ma che dici? Ma che video hai visto? Comunque ho avuto un'impressione di Nord Europa qua. Non lo so, io lo metterei qua, ma non... Se ho beccato pure questa, l'unico. Voglio le vostre scuse. Adesso, se non l'hai beccata, la vedo io. Chi ci è andato più vicino? Io volevo mettere gli intorni di Londra, ma non ho ascoltato il mio istinto. Forse dai, già in mente il posto. Questa può essere tranquillamente la Sardegna, invece no, ho visto le bandiere. C'è una bandiera. A me non la riconosco. Sembra una mano nel caso. Guarda, l'avevo già capito. Sì. Però brava. Adesso ho trovato il punto. Dici che siamo in Grecia? Sì. Ma perché le devi dire a quel nutellino? Ma non l'ha detto nulla, ho detto io. L'ha detto lui, l'ha detto lui in tutta la sua vita. Ma no, guarda, appena sono spawnata l'ho capito. Piangi che ti ho battuto, piangi. In Grecia. Però non so il punto. Sta cliccando a casa. Ma era palese che fosse la Grecia, solo che devo capire perché c'era una bandiera. Stava andando in Finlandia. Ma figurati. Non sono mica scemo. Quello che viaggia tanto. Io per sicurezza la metto ad Atene, così. Esatto, anch'io sono andata lì. E invece visto? Però non era però, era la Turchia. Questo sembra un parco tipo di mamma per amica. Vero. È pieno di cartelli, ma non riesco a leggere. Comunque Stati Uniti. Scritto. Strisce gialle per terra, Stati Uniti. Guarda che bellina sta casa in mezzo al nulla. Questa è proprio la classica casa Ho americana. Ho trovato un posto. Dove ti bevi il caffè alla mattina. Fuori. Questo mi sa di Rhode Island. Ragazzi, quel posto lo conoscete, mi aiutate. Vai. Sapete che negli Stati Uniti hanno delle città con i nomi italiani. C'è Roma, Napoli, e non sto scherzando, Siracusa. C'è anche Caltanissetta. No, non credo. Non è gemellata? Io la butto nel Rhode Island. Anzi, non so dove sono andata. Ci sono andato più vicino di tutti. 17.000 sì. Punti. Quindi Carly seconda con 13.000. Ai. Era vicino al Maryland. E questo è facilissimo. Ci sono i tuk tuk in giro. E quindi è un posto del mondo specifico. Il problema è azzeccare il punto. E lui spara a casa e indovina. No, io so perfettamente dove siamo. Siamo d'accordo che siamo in India? Ma che bei cesti. Hai visto le biciclette? Cosa? Dei cesti enormi. Io so perfettamente dove siamo. Ti ricordi quando ti ho dato le indicazioni per andare a Patna? Sì.
Cioè, beh, hai preso la tangenziale. Prendi la tangenziale, giri a destra, esci poi. Io la faccio fuori, raga. Adesso lui, lui sta dicendo tutte queste scemenze. Lui adesso sparerà a caso e comunque becca. No, no, vabbè, no. Ma anche la fortuna è un'abilità. Non ti preoccupare. Scusa, ma tu sei uscito a fare un kabad? Io ho già messo, io so già dove siamo. Ma verso Farrukabad? Non mi può fregare nessuno. Basta. E infatti, indovina chi l'ha preso? Il God. Dai, ma veramente. Guarda, cioè, hai capito? Ti sembra fortuna, ti sembra? Per farvi capire quanto non ho senso dell'orientamento, un giorno ci è capitata a Cagliari. No. Con una via con cui io sono passata 20 miliardi di volte nella mia vita. Ci credi che non l'ho riconosciuta uguale? Bellissimo. No. Non l'ho riconosciuta uguale. Io sono a questo livello di non avere senso dell'orientamento. Allora, qui siamo. So già dove siamo. Pieno di... Lo so perfettamente. Ma che dici? Sì. Anch'io so dove siamo allora. L'ho letto da un cartello e spero che non mi prenda sì, in giro. Sì, so dove siamo anch'io. E ora cerco di metterlo al metro proprio. È un posto molto famoso. Ma non lo conosco. E ci sono molti. Sto cercando. Se ho abbastanza tempo ce la faccio. Non so dove però. Non ne ho la più pallida idea. Proprio zero. Beh, non siamo sicuramente in centro città, quindi un po' fuori. Boh, io spero che il cartello non mi abbia preso in giro. No, non ti ha preso in giro. Siamo lì. Io la conosco, no, questa zona. No, però. Che ne sai? Ancora non so, è finito il tempo. Guardandomi attorno non mi sembra proprio. Raga, voi guardate tutti i giorni Asmongold. Non era. No, io non avevo idea, ragazzi. Io avevo visto il cartello di Houston, però era per andare a Houston. L'hai visto? What? Ho trovato anche il cartello. Questo è il tipo di posti che sbaglierò lo stesso. Anche se sì. Anche se hai visto il cartello. Oddio, ho capito dove siamo. Io sono veloce a capire la nazione. Senza cartello. Perché ho problemi a indovinare il punto. Perché mica spara a caso uno l'altro. Che lingua è? Basta. Fere, fidati che lo conosci. Basta guardare le macchine che sono rettangolari. Raga, perché io devo avere queste informazioni? Siamo in Giappone, fine. Dai, su. Ma guardate mille anime al giorno. Siamo in Giappone. Sì. Sicuro che sia Giappone? Sì, non sì, no? 100% Giappone. E io so anche dove siamo. Io oggi non lo sopporto. Tu vedrai che uscirai da questo video piangendo. Siamo in piena campagna giapponese. E io so esattamente dove. Guarda, se non è questo è un altro. Però l'altro non so dov'è. Come va? Va. E infatti, è sempre il contrario di dove premo. E infatti, eccolo, il più vicino chi è? Io. No, è più vicino Veroica. Ma non è la più vicina. Ragazzi, dai. È Granarolo questo. Giuro che sembra veramente per andare a Ma Granarolo. Ma questo sembra anche una qualsiasi strada. Siamo in Italia. Mi verrebbe da dire che sti siamo campi, in Italia. Sto guarda sole. I campi, sì. Anche sì. Casereccio bucato. È Italia. Sì. No, tra l'altro sai che mi sembra veramente zona Bologna. Può essere anche sud della Francia, è molto simile. O della Spagna. Può essere veramente un sacco di posti al momento. Sapete che i cartelli in strada non mi sembrano nostri. Non sembrano neanche europei. Forse sì, alcuni sì, alcuni no. Oddio, cos'è quel cartello bianco? Non è troppo vicino al mare, ma è vicino al mare. Siamo qua. No, sì, non siamo a Bologna. Ok, ho capito. This is not Bologna. Non siamo a Bologna, però la metterei qua. Ce l'hai? Cartelli. Ne ho visto uno piccolino. Io vado intuito. Non ho trovato nessun cartello. Proprio piccolo. Mi dà un suggerimento? No, non è possibile. È in Spagna. Mi credete se vi dico che è lo stesso posto di prima? Che ci è già capitato? No, secondo me usano la stessa parola. L'ho capito perché lo dici. Era vicino Valencia. Spagna, Fere. Non lo so. Ho trovato lo stesso cartello di prima. Ho detto non è lui. Ma come? Vedi, è in tutta la Spagna quindi sto cartello. Sì. Siamo negli States. No, non siamo negli States. No. Siamo di nuovo. La ferme du Preux. Siamo nella città di croissant. Però è bellino qua. Guarda che bello. Ma la Francia è stupenda. Sì, è bellino. Specialmente le campagne Erani, fuori. Erani, attenzione. Un foin. Sicuri che sia Francia? Sì. No, sì. No, Kendall, non siamo sicuri. No, lingua Metti francese quello che non io significa metterei... Francia. Francia, Portogallo. Ragazzi. Siamo in Francia. Va bene, se poi è il Belgio, piangi e mi dici hai fortuna. Oui, no. Oui. Ma tu hai mai visto... È lo stile anche comunque. Miseria, siete cadenti. Guarda che belle casette, ma sono bellissime qua. Che meraviglia. Forza. Eccolo. Maledizione. Il cibo è arrivato. Io la butto lì. Addio. Spero di vincere. Io la metto qua, dai. Mi sembra tutto troppo posto, bellino. Ma non... Come non la so, la butto qua. Non lo so. È dall'altra parte, ovviamente. Io l'ho messa a confine con la Svizzera. Vabbè, dai, ci sta. Sta. Bellino. Per 800 punti l'abbiamo fatto vincere. Porca non miseria. Credo, ma l'hai indovinata ma no. Lui? Come sempre a caso, guarda. Lione l'ha messa. L'ho preso. Tutta a caso. Non c'entra nulla. L'ho preso? No.
Ma che hai preso? Ciao, preso, era Francia. Hai preso. Ma cioè, vedi che però se mettevo Belgio ci sarei andato più vicino. E niente, ragazzi. Dimmi perché l'hai messo così tanto a sud della Francia? Tesoro mio. Perché c'era il rider e dovevo sbrigarmi. C'era il rider. Ho cliccato a caso. Tutta colpa del rider. Ragazzi, io spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Ora andiamo a pranzare. Yes. No. Buon pranzo a tutti. Quindi ho vinto. Non hai vinto. Le ho vinte tutte e tre. Arrivederci. Ciao. La dimostrazione è che quando c'è la fortuna vince. Ciao.